Ciao a tutti! Oggi sono qua per consigliarvi qualche libro da leggere se come me siete grandissimi amanti della regina del crimine, ovvero Agatha Christie. Quest'anno sono 100 anni tondi tondi dalla pubblicazione del primo romanzo della Christie, ovvero Poirot a Styles Court, uno dei miei romanzi preferiti, con uno dei miei personaggi preferiti, di una delle mie scrittrici preferite. E quindi ho pensato bene di consigliarvi qualche titolo che secondo me, per stile, storia, eccetera, ricorda Agatha Christie, che potrebbe piacervi se vi piace questa scrittrice. Prima di cominciare, come al solito, vi ricordo che se volete sostenere il canale potete farlo iscrivendovi, abbonandovi, mettendo mi piace a questo video, commentando qua sotto, oppure acquistando attraverso i miei link da affiliata, li trovate in tutte le descrizioni video. Acquistando dai miei link utilizzando i miei codici sconto da affiliata, una piccola percentuale andrà a sostenermi, quindi grazie mille. Partiamo con un piccolo grande libro, ovvero Detective Kindaichi. Di Yokomizu Seishi è un romanzo perfetto se amate Agatha Christie perché propone un caso abbastanza classico, ovvero un omicidio a porte chiuse. La prima notte di nozze viene infatti ritrovata questa giovane coppia che si è appena sposata morta in una stanza chiusa. Starà quindi al bizzarro e abbastanza eccentrico Detective Kindaichi risolvere il caso. Oltre a proporre, diciamo, un caso abbastanza classico nella letteratura crime, lo stile di scrittura di quest'autore è abbastanza asciutto, non ci sono grandissime descrizioni. Ci si concentra maggiormente sul tentare di risolvere questo crimine, quindi capire come sia stato possibile commettere questo duplice omicidio e chi si è responsabile. C'è una grandissima attenzione per i particolari. Il detective protagonista, come vi anticipavo, è abbastanza bizzarro e atipico e si ispira un po' nei suoi modi di fare a, diciamo, Sherlock Holmes. Ma viene citata anche la Christie e altri autori di questo tipo di letteratura. L'indagine è molto stimolante, il caso è complesso, però poi nella sua risoluzione vedrete che tutto tornerà al suo posto. Altro romanzo che vi consiglio di leggere è Le sette morti di Evelyn Hardcastle di Stuart Tarton. Questa è la lettura perfetta se state cercando qualcosa da un'ambientazione abbastanza classica che ricorda un po' il giallo vecchio stampo, ma con un tocco, diciamo, di innovazione. Se il caso in sé per sé poteva benissimo essere uscito dalla penna di Agatha Christie, la storia è del tutto originale. Ci troviamo in una maestosa residenza in cui si sta per tenere un ballo in maschera. Questo luogo era già stato teatro di un tragico evento, i proprietari, gli Hardcastle, avevano perso infatti il figlio più piccolo e anche durante questa festa perderanno la loro figlia Evelyn. La cosa bizzarra è che Evelyn non morirà soltanto una volta, ma più volte, perché finché non verrà risolto il mistero dietro la sua morte, ogni giorno ripartirà da capo e quindi ogni personaggio rivivrà tutti gli eventi della giornata fino alla morte di Evelyn. Sta a Aiden cercare di risolvere questo mistero, questo strano gioco. Ogni giorno impersonerà, diciamo, un partecipante diverso e vedrà quindi la situazione da diversi punti di vista. Lo scopo rimane però sempre il medesimo, ovvero scovare l'assassino. Come vi dicevo, si tratta di un romanzo decisamente innovativo, forse anche folle e pazzo, sicuramente unico nel suo genere. Per certi versi, però, molto di intrattenimento e nella risoluzione del caso vero e proprio mi ha ricordato tantissimo la Christie, perché tutto si basa veramente sui piccoli piccoli dettagli. Bisogna sforzare quindi le proprie celluline grigie per arrivare alla risoluzione. Ultimo, non certo per importanza, non un libro in particolare, ma un autore, ovvero Seicho Matsumoto. Di suo sicuramente avrete intravisto da qualche parte Tokyo Express, ma a me è piaciuto tanto quanto questo, se non forse un tantino di più, come Sabbia tra le dita. Entrambi i romanzi sono ambientati in Giappone, sono scollegati fra di loro, non c'è uno stesso detective che conduce le indagini, sono veramente storie a parte, quindi la scelta quale leggere per primo ricade semplicemente a gusto personale per quanto mi riguarda. Nel caso di Tokyo Express viene ritrovata una coppia morta in una baia. Quello che si pensa da subito è che si tratti di un suicidio d'amore. La cosa però non convince tantissimo chi si occupa del caso e che quindi viene spinto dalla propria curiosità a cercare una soluzione, una spiegazione diversa. Questo lo porterà a viaggiare letteralmente per tutto il Giappone in treno. I treni e le loro corse saranno veramente una chiave fondamentale di questo caso, perché a differenza nostra, in Giappone
stagione i treni funzionano bene ed è possibile calcolare i percorsi veramente al secondo, nemmeno al minuto, e quindi tentare di capire quanto tempo una persona abbia impiegato per recarsi da un punto A a un punto B e se questo possa essere o meno un alibi, diciamo, convincente. C'è anche una vera e propria mappa del Giappone dei luoghi citati, quindi è possibile fare un po' le proprie congetture anche visivamente. Per quanto riguarda invece Come sabbia tra le dita, ci troviamo di fronte ad un uomo ritrovato morto, però sfigurato, e quindi è impossibile identificare questo cadavere. Passeranno mesi prima che quest'uomo abbia un'identità, e fino ad allora il caso si baserà soltanto su un indizio, una prova raccolta da dei testimoni che hanno appunto ascoltato la vittima pronunciare Kameda con un accento molto particolare. Anche in questo caso ci si basa sui minimi dettagli, l'accento, il dialetto in particolare saranno fondamentali, e anche in questo caso c'è una sorta di percorso e di viaggio nelle origini e tradizioni appunto del Giappone per poter risalire e comprendere meglio questo aspetto, anche per vedere fino a che punto si rivelerà decisivo nel risolvere il caso. Come nel caso del detective Kin Daiichi, ci troviamo di fronte a una storia abbastanza asciutta, non ci sono grandissime descrizioni, ci sono per lo più dei dialoghi, ma secondo me anche attraverso le parole comunque dei personaggi si riesce a capire il contesto, si possono cogliere diverse sfaccettature delle tradizioni, delle usanze. Il Giappone poi ha sempre un certo fascino per quanto mi riguarda, ma al di là di questo non c'è bisogno di essere fan del Giappone per poter apprezzare una storia crime di questo tipo. Questi erano quindi i miei 3 consigli di lettura se vi piace appunto Agatha Christie. Mi raccomando, fatemi sapere qua sotto nei commenti quale giallo crime mi consigliereste di leggere, vista appunto la mia passione per Agatha Christie e in particolare per Poirot. Spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!